Degustazione in crociera, il vino sulle onde è forse il momento migliore per incontrare i giornalisti in tutto il Mediterraneo e in tutte le città in cui noi ci fermeremo. Avremo l'occasione e daremo l'occasione a questi giornalisti che mai hanno assaggiato i nostri vini, le nostre chicche, le nostre selezioni, di poter scrivere e descrivere i nostri vini italiani. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania, le aziende che abbiamo selezionato sono veramente molte e avranno i giornalisti la possibilità di degustare i vini che proprio abbiamo selezionato. La prima tappa del nostro viaggio è Barcellona e subito abbiamo trovato questo locale che ci ha ospitato per la presentazione dei nostri vini e qui abbiamo potuto fare assaggiare soprattutto i vini bianchi in abbinamento con i salumi locali. Il 19 novembre, seconda tappa della nostra crociera ed eccoci a Palma di Mallorca, dove anche qui i nostri vini, soprattutto quelli bianchi, hanno trovato il favore dei ristoratori locali. Li abbiamo abbinati in particolare con i pesci e i crostacei, che qui sono davvero il piatto locale più utilizzato. Sfatiamo un po' il fatto anche del discorso che i vini, ci tenevo prima perché un ragazzo della nave mi ha chiesto qual è il vino più caro. Secondo me i vini più cari hanno diritto di essere più cari per un semplice motivo, perché hanno più cura, ma un buon vino si può trovare comunque anche ad un prezzo accessibile a tutti. Questo per me è fondamentale dirlo, è fondamentale anche sottolineare che le aziende che abbiamo selezionato con Sommelier Friends sono aziende che vivono con me, nel senso che me le porto dietro nei momenti più belli e nei momenti più importanti, aziende che hanno vini di nicchia e aziende che hanno messo nel vino quella che è la loro vita. L'idea appunto ci è venuta perché notavamo come fosse difficile anche per aziende di dimensioni medio-piccole potersi proporre in differenti aree del nostro paese, e questa, seppure non sia sicuramente il modo migliore per proporla, una cantina appunto su una nave da crociera, è sicuramente uno degli strumenti che può ovviare al problema di incontrare più persone possibili in luoghi più differenti possibili. Tanto è vero che abbiamo già incontrato parecchie persone a Palermo, li abbiamo incontrati pure a Savona, e nelle fermate che abbiamo fatto in Spagna, a Barcellona, Palma di Mallorca e a Malta. È questo uno strumento che ci consente di entrare in contatto con più persone possibili di diverse città. Anche perché quelle che noi abbiamo a bordo sono 11 realtà di dimensioni medio-piccole che forse avrebbero qualche difficoltà a entrare in contatto con tutte queste persone in località così distanti e così diverse.